C'è di vero nel risultato di questa sera? Cosa è mancato? Risultato falso, sicuramente meritavamo bugiardo. Qualcosa di più, bugiardo sicuramente. La Lazio ha fatto una grande partita, è stata meno fortunata rispetto alla Juve, ha preso un palo, sono state due belle parate di Buffone, però poteva andare diversamente, è andata così, pazienza. Quindi nel complesso possiamo essere comunque soddisfatti della prestazione della squadra? Sicuramente la Lazio ha giocato un'ottima partita, insomma. Forse è mancato un pizzico di fortuna, che sono i particolari tante volte che aiutano anche a vincere, però insomma, pazienza. La prossima. Ambizioni, dove può arrivare questa Lazio nonostante lo scontro diretto di questa primo posto? Grazie. Vittoria finale, scudetto. Buona serata. Un risultato che rispecchia i 90 minuti che abbiamo visto? Secondo me sì, perché dicevo al mio amico, io tifo Juve, ha saputo soffrire e dopodiché ha gestito gli ultimi 15 minuti molto bene. Questa è la Juve che ci aspettavamo da anni, quindi per me è benissimo. Beh, soddisfatti visto il risultato non direi, però vabbè, comunque ci accontentiamo della Lazio, tifiamo sempre e comunque, e il gioco è sempre meritevole. Cosa è mancato questa sera? Ma secondo me è mancato il cinismo sotto porta, è mancato Sissé, è mancato Rocchi. Quante prima parate ha fatto Marchetti? Quante parate ha fatto Marchetti? Zero. Ma non direi che hanno giocato molto di più loro che noi, di parecchio. Ragazzi, ma secondo voi questo risultato può pregiudicare il cammino di questa Lazio? Dove può collocarsi questa squadra? Beh, sicuramente può esserci tra le prime. Speriamo proprio di sì, comunque visto il gioco delle altre squadre, abbiamo visto ieri Udinese e Roma, e considerando il gioco delle altre squadre, magari speriamo di sì. Ma io punto sempre allo scudetto. Questa sera la Lazio non è riuscita nell'impresa contro la prima della classe. Cosa è mancato questa sera a questa Lazio? L'edesma, tanto l'edesma. Per quanto riguarda le scelte tattiche di Mister Raya, lei è d'accordo anche sulla scelta di tenere a riposo Sissé a favore del Capitan Rock? Sì, va bene così. Sono molto soddisfatto, quest'anno giochiamo un calcio spettacolare, siamo i primi in classifica, siamo imbattuti, siamo primi in classifica con una partita in meno, e quindi penso che il campo sta dimostrando che siamo la squadra più in forma del campionato e che siamo la squadra da battere. Tanto rispetto per la Lazio, che ha giocato una grande partita, ha preso un palo, è stata sfortunata, però contro questa Juve non c'è niente da fare. Ascolta, a proposito di Lazio, volevo chiederti soltanto se secondo te può starci lì sopra, a combattere magari, a dare fastidio alla Juve. La Lazio è una grande squadra, è uno degli attacchi secondo me più forti d'Europa. Klose e Sissé sono due mostri, quindi tanto di rispetto. Secondo me la Champions League è un obiettivo che può raggiungere tranquillamente. Onore alla sportività di questo ragazzo. Sì, poi io sono anche simpatizzante laziale, oltre che juventino, quindi non siamo cascati male questa sera. No, avete beccato proprio quello giusto. Quindi forza Juve e anche forza Lazio. Ma hai sbagliato lei a non schierare Sissé dall'inizio. Questo ha sbagliato. Quindi non è d'accordo con le scelte tattiche e tecniche? Assolutamente no. Perché doveva giocare Sissé dal primo minuto, che dava fastidio là che erano alti. Questo. Al di là del risultato, lei è soddisfatto del gioco mostrato questa sera dalla Juve? Pensa che abbia meritato? No, forse obiettivamente il risultato più giusto sarebbe stato il pareggio. Ovviamente da juventino non posso che essere contento. La squadra è stata un po' più sottotono rispetto alle altre uscite. Ovviamente aveva davanti una squadra forte, ben organizzata, che ha meritato qualcosa di più forse di una sconfitta. Vabbè, sono tutte e due grandi squadre, quindi vabbè, cioè il campionato rimane ancora aperto. A proposito, adesso la Juve è capolista, sola, con una partita ancora da recuperare. Volevo chiederle, secondo lei, quali sono le squadre che possono competere per lo scudetto e se la Lazio può esserci? No, la Lazio sicuramente è una delle grandi squadre, quindi al pari di Milan, e forse vedo anche bene un Udinese che sembravano già un po' quasi spacciata. Bisogna vedere quale sarà il risultato di Napoli e della Juve, però insomma io penso che Lazio, Milan e Juventus se la giochino ancora alla pari.